Questa è la storia di un emigrante italiano che arrivò in America nel ventre della madre e partendo da zero, in soli 40 anni, creò la più grande banca del mondo. Amadeo Peter Giannini nacque nel 1870 in California da genitori italiani emigrati negli Stati Uniti. Suo padre, Luigi, era un ligure, morì assassinato da un bracciante per un debito di un dollaro, con Amadeo ancora bambino. Dopo una giovinezza di intensa attività imprenditoriale, nell'ambito dell'attività paterna e in collaborazione con il patrigno, pensò che non valesse la pena continuare a lavorare per diventare ancora più ricco. Per tutta la vita operò al di fuori della logica del profitto, a servizio delle esigenze dei più deboli, per dimostrare che pur senza porre il denaro in cima alla scala dei valori, si potessero conseguire guadagni notevoli, creando benessere per sé e per gli altri. Non voglio diventare troppo ricco, perché nessun ricco possiede la ricchezza, ma ne è posseduto. Nel 1902 era direttore di una cassa di risparmio di San Francisco, usata da molti emigranti italiani per spedire in patria i propri risparmi. Giannini si rammaricava che per il trasferimento gli italiani dovessero pagare un interesse molto alto e subire un pesante tasso di cambio. Per 2 anni lottò per cambiare la politica della banca, ma questa dedicava le sue attenzioni solo ai clienti più grandi. Visto inutile ogni sforzo, nel 1904 aprì una nuova banca, che chiamò Bank of Italy. La prima sede fu in un vecchio saloon di North Beach, la zona povera di San Francisco, dove risiedeva la comunità italiana. Da lì, mandare i soldi in Italia costava solo il 2% e il cambio era onesto. Il 18 aprile del 1906, un tremendo terremoto distrusse San Francisco. Dopo soli 8 giorni dal terremoto, al porto di San Francisco, un cartello sopra un tavolo improvvisato annunciava «Bank of Italy, aperta ai clienti. Si prestano soldi come prima e più di prima». E offrì da subito crediti a tutti per la ricostruzione, dando fiducia alla gente semplice e intraprendente. Giannini, dopo alcune domande, concedeva prestiti a partire da $25 e, come garanzia, guardava i calli sulle mani e la faccia del cliente. La ricostruzione di San Francisco, che all'epoca era il principale porto del Pacifico, attirò una massa di piccoli e grandi investitori e una enorme quantità di denaro affluì nelle casse della banca. Nel 1920 Giannini intuì le possibilità di uno sviluppo dell'industria cinematografica, ma più che sull'aspetto finanziario, la sua attenzione si pose sull'importanza socioculturale che avrebbero assunto i modelli proposti dalla cinematografia nello sviluppo delle coscienze e dei comportamenti. Un giorno venne a sapere che un giovane artista di talento non riusciva a trovare un finanziatore per un soggetto apparentemente difficile, ma di alto valore morale. Amadeo decise di prestargli $50,000 per la realizzazione. Il giovane artista era Charlie Chaplin e il film era Il Monello. Molti anni dopo divenne amico di un altro giovane visionario che voleva raccontare storie con i cartoni animati. Il giovane si chiamava Walt Disney e AP finanziò il suo primo lungometraggio, Biancaneve e i 7 nani. Nel 1930 la Bank of Italy assunse il nome di Bank of America National Trust and Saving Association e quando chiuse i conti e esaminò i sospesi ci si accorse che sui prestiti senza garanzia era stato rimborsato il 96% e quindi considerando gli interessi la banca non aveva subito perdite sui prestiti concessi ai non abbienti. I sogni non avevano fatto danni. Nel 1932 un progettista sognatore, Joseph Strauss, ebbe l'ispirazione di rivolgersi a Giannini. Voleva costruire un ponte sulla baia che non implicava lavori in muratura, un progetto innovativo. Giannini finanziò l'impresa senza interessi, ma ad una condizione: l'aiuto lavorativo alle persone più deboli, l'aiuto a quelle persone alle quali aveva concesso i prestiti. E così nacque il Golden Gate. Nell'ottobre del 1945, all'età di 75 anni, Amadeo Peter Giannini lasciò definitivamente la presidenza della Bank of America, lasciando aperti i cassetti della sua scrivania che, del resto, non aveva mai chiuso. Non ho nulla da nascondere, così come non ha nulla da nascondere la banca.
Contemporaneamente annunciò che la Bank of America era diventata la più grande banca del mondo.